Iniziamo dallo chassis. Poco oleofobico, come vedete sulla superficie rimangono le impronte, io infatti consiglio quello di colore grigio che troverete nel link sotto al video. Sulla sinistra troviamo l'entrata Ethernet, l'HDMI e due uscite USB di tipo A 3.2. Mentre sulla destra troviamo l'entrata per le cuffie, un'altra uscita USB di tipo A e un USB di tipo C. E purtroppo due LED di notifica, dico purtroppo perché ultimamente i produttori tendono a nascondere dalla nostra vista i LED di notifica che hanno la funzione di comunicare lo stato del computer. Pesa solamente 1,8 kg, a spingere questo notebook troviamo un processore AMD Ryzen 5, il 5500U con 8 GB di RAM DDR4 e un NVMe da 256 GB. La scheda grafica integrata è un AMD Radeon che permette comunque di giocare a qualche titolo, ovviamente con dei compromessi, ma non si tratta di un notebook da gaming. Il touchpad è abbastanza ampio, compatibile con la gesture di Windows 10 e Windows 11, i tasti sono integrati, ovviamente molto plasticosi. Il tasto power è integrato nella tastiera, dove troviamo anche la sezione numerica sulla destra. La qualità percepita dei materiali non è il massimo, il feedback è abbastanza plasticoso nel complesso, però la tastiera comunque se la cava abbastanza bene, i caratteri sono visibili, i tasti della tastiera sono abbastanza ampi, riducendo così il margine di errore che si ha digitando. Completo della webcam con LED di notifica e microfono integrato, quindi possiamo utilizzarlo tranquillamente con il software di videoconferenza come ad esempio Zoom. È un computer adatto all'utilizzo quotidiano, quindi dall'utilizzo del pacchetto Office, ricerche web, possiamo utilizzarlo anche per la grafica, ma in maniera amatoriale, visto che comunque si tratta di un computer che ha solo 8 GB di RAM, ma che possiamo ampliare in futuro portandolo a 16 GB. Display 15,6 pollici, ottimo per vedere le proprie serie, i film preferiti su Netflix, Prime Video, eccetera, eccetera. Per chi è interessato, sotto al video trovate il link. E se avete apprezzato questo video, non dimenticatevi di iscrivervi e di lasciare un like. Al prossimo video!